Buongiorno amiche, buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo video nasce perché in realtà volevo registrare un video tipo cosa mangio in un giorno, cosa mangiamo in un giorno, perché ricordo che in passato vi piacevano questi video, quindi per riportare qualcosina anche di nuovo, comunque di riproporre qualcosa che era stato apprezzato in passato. Poi però mi sono detta: perché invece non faccio un video un po' chiacchiericcio, come si dice qui sul web? Chiacchiericcio nel quale magari facciamo colazione insieme, parliamo un pochino, mi raccontate anche voi. Insomma, ho pensato di fare un video di questa tipologia. Allora, stamattina colazione sana, yogurt al limone, perché ho scoperto di essere innamorata anche dello yogurt al limone. Non lo mangiavo da un po' in realtà, perché di solito prediligo quelli bianchi, oppure mi piacciono anche quelli al caffè, via dicendo. Quello al limone non lo prendevo da parecchio, di solito mi piaceva prendere il Vipiteno, però avendo preso questi qui della Land, dell'Eurospin, ieri ne ho assaggiato uno e mi è piaciuto tantissimo, quindi oggi voglio ripropormelo. Poi colazione sempre con fette biscottate e questo miele di castagno veramente buonissimo. Quindi iniziamo, a parte la castagna, sì, la fetta biscottata tutta rotta, la castagna, ragazze, cioè ancora mi sveglio. In realtà sono praticamente le 9, sono svegliata stamattina alle 6 e mezza e praticamente sono ancora in fase elaborazione, cioè sto ancora elaborando. Allora, stamattina ho portato le bimbe a scuola come sempre. In questi giorni fa un freddo polare. D'altra parte, vabbè, questo è il cucchiaio di mia figlia di Frozen e lo uso io. Fantastico. E mi ripropongo sempre di coprirmi sempre, sempre di più, stratificarmi sempre di più. Però poi a un certo punto mi rendo conto che divento tipo l'omino Michelin e mi vergogno un pochino di presentarmi davanti alla scuola con sembianze poco umane, ma molto più, non lo so, tipo passamontagna. Però veramente fa freddo tantissimo. Non a caso. Non a caso sono i giorni della merla. Non so da voi, dalle vostre parti, quanto freddo faccia. Qui da me, stamattina alle 7 era tipo meno 1 grado, quindi comunque si sentiva parecchio. E per le strade, soprattutto nelle zone un po' più di campagna, c'era tantissima brina. Sembrava quasi che avesse nevicato, però in realtà c'è un bel sole. Anche se sinceramente, per quanto possano essere belle le giornate di sole in inverno, e io ho una carissima amica che adora le giornate di sole in inverno quando fa freddissimo, personalmente penso che siano molto belle, però ecco, dico, cioè, sto sole a che serve, mo? Che tanto fa freddo. Vabbè, riscaldano un pochettino gli animi. È chiaro che svegliarsi con un bel sole, quindi, cioè, in teoria parte la giornata già con il sorriso. Anche se ci sono delle giornate nelle quali il sorriso a volte viene un po' a mancare, cioè ci sono le giornate un po' no, ecco, mi piace definirle così. Essendo io una scorpioncina, sono un pochino lunatica. Voi giustamente mi vedete sempre sorridente, sempre felice. Tendenzialmente sono così, sono una persona allegra e positiva, però ci sono quelle giornate che, soprattutto se ci sono degli sbalzi ormonali in corso, faccio fatica a restare sempre col sorriso, cioè è normale, sarebbe inumano essere sempre completamente propositivi, felici, cioè insomma, sì, tengo botta, però comunque ci sono quelle giornate un po' così. Ecco, oggi è una giornata di quelle. Oggi è una giornata nella quale mi sento un pochettino sfasata, un po' così.
un po' tipo lasciatemi stare, non so se capita anche a voi. No, vabbè, a parte gli scherzi, in realtà non è successo nulla di che, cioè non ci sono stati degli avvenimenti particolari che mi hanno resa così. Mi sono svegliata un po' con la lunetta storta, ecco, a volte capita, no? A volte capita, fatemelo sapere se tra i commenti se anche a voi succede. Comunque, nel frattempo io sto cercando di mettere un po' di miele sulla fetta biscottata. Per fare il momento crunch io utilizzo sempre il cucchiaino, non utilizzo mai il coltello perché mia nonna mi faceva le merende così, cioè sostanzialmente quando mi faceva pane Nutella o pane marmellata o che ne so, fette biscottate con qualcosa sopra, di solito utilizzava sempre il cucchiaino e quindi venivano sempre queste belle porzioncine abbondanti perché il coltello mette ma toglie, invece il cucchiaino mette. Le fantastiche merende delle nonne. Buono. Buonissimo questo miele, è squisito, ragazzi, se volete provatelo da Eurospin. Si sente proprio il castagno, cioè ha un retrogusto molto gradevole. Non è il classico miele tipo millefiori che quindi è più dolciastro, ha quel retrogusto amarognolo che gli conferisce un'anima buonissima. Immagino che sui formaggi questo sia qualcosa di spettacolare. Oltre al fatto che fa molto bene alla salute, chiaramente. Mi piace tantissimo. Comunque, progetti per la giornata. Allora, stamattina devo ancora sistemare le varie stanze, quindi comunque mi dedicherò a dare una riordinata, una riorganizzata, una sì, ripulita, ecco, quella che di solito faccio nella mia morning routine. Per il pranzo non ho idea di cosa cucinare. Ho tante cose in frigo. Vediamo un po', mi lascerò ispirare. Più tardi, nel corso della mattinata, vedrò che cosa preparare. Ieri abbiamo mangiato tante verdure, sia a pranzo che a cena, quindi oggi vorrei un po' limitare la verdura, nel senso che sì, mi piace magari metterla come contorno, però nella pasta. Vorrei fare qualcos'altro, non so se una pasta al sugo, o non saprei, non lo so, devo decidere. Quindi questa è la prospettiva, un po' col punto interrogativo, però poi, vabbè, ovviamente andrò a prendere le bimbe a scuola, torneremo a casa, sicuramente compiti, parecchi compiti. E questi bambini sovraccaricati di compiti, che per carità non è una cosa giusta, però io penso che cioè, nell'ultimo periodo diciamo che ho visto che hanno meno compiti, cioè soprattutto la grande ha meno compiti del solito. Però c'è stato un periodo nel quale l'avevano bella caricata. E mi dispiaceva tanto perché comunque, insomma, penso che un bambino debba avere anche il tempo per, soprattutto magari i bambini che ci mettono più tempo a fare i compiti, perché poi ci sono quelli velocissimi e ci sono anche quelli che invece hanno bisogno dei loro tempi. E penso che, insomma, ogni bimbo debba avere anche il tempo per poter frequentare un amichetto o un'amichetta, poter fare un'attività sportiva, poter uscire con i genitori, quindi insomma, però, dai, per fortuna in questo periodo meno compiti del solito. Ripeto, in passato ne abbiamo fatti tanti, tanti, tanti. C'è roba che stavamo il pomeriggio intero sopra i libri a studiare. Vabbè, comunque. Poi io comunque sono una mamma molto presente, quindi gli sto molto dietro. Cioè, quando vedo che fa i compiti mia figlia la lascio fare, però vado sempre lì a buttare un'occhiata, a vedere che scrive, che non scrive. Cioè, ci tengo che sia precisa. Quindi vediamo un po' che cosa ne verrà fuori da tutto questo. Vabbè, quindi i compiti, poi sicuramente nel pomeriggio usciremo per fare delle commissioni.
ma non sarà una giornata particolarmente impegnativa, anche se dovrei andare a vedere qualcosina per la nuova iscrizione, cioè l'iscrizione per l'anno successivo, soprattutto per la piccolina. Devo andarmi ad informare di alcune scuole che sono qui vicino e vedere come funziona per la nuova iscrizione. Quindi non so se probabilmente in mattinata farò un giro nei dintorni per vedere un po' queste cose. Comunque, la colazione è buona. Mi sta piacendo, voi mi vedete sempre con questa felpa. Ragazzi, io adoro questa felpa perché è caldissima, cioè per me è la mia zona di comfort. La metto sempre, sempre, sempre perché emana un calore pazzesco, cioè mi fa sentire a casa, anche se io sono per strada a fare altro. Mi fa sentire comoda anche perché è molto larga. È molto calda, quindi sto al top. Dicevo, questa non c'ha vestiti, in realtà ce ne ho tantissimi, però alla fine non so se anche a voi succede, ecco, anche questo fatemelo sapere giù fra i commenti. Mi riduco a mettere sempre le stesse cose per praticità e soprattutto per comodità. È sempre così. A volte mi riprometto, dico, oddio, mi dovrei vestire un po' più carina, vorrei mettere, che ne so, una camicetta, qualcosa così, però alla fine preferisco sempre puntare sulla comodità perché davvero, quando comunque esci, fai, scappi da una parte e dall'altra, è bello essere eleganti, è stupendo essere eleganti, vorrei essere elegante, però con gli anni, diciamo, sto imparando che davvero la comodità non apprezzo. E quindi punto sempre su questi maglioni super giganteschi e super caldissimi che mi fanno sentire bene. È così. Ho visto volare qualcosa, non so cosa fosse, comunque, ok. Non lo vedo, cioè, forse è un problema della camera, vabbè. Allora, io penso di aver concluso la mia colazione. Super, super buona, super, super sana. Nel cucchiaino è rimasto un po' di miele che mi pappo. L'unica cosa che manca, un bel caffè, come dico sempre, per iniziare a carburare con la giornata, ma mi pare che siccome mio marito ha fatto la macchinetta sia rimasto un po' di caffè, anche se è freddo, di solito lui me lo zucchera. Perfetto, fatto anche questo. Fatto anche questo, e ragazze, ci voleva il caffè. La mattina è fondamentale. Bene, amici e amiche, io spero che questo video vi sia piaciuto, più che altro vi abbia tenuto compagnia. Abbiamo fatto una chiacchierata. Fatemi sapere giù fra i commenti un po' qual è la vostra colazione preferita, come la fate, se la fate o non la fate, perché ci sono anche delle volte in cui la colazione non si fa perché si va di fretta, oppure c'è chi non ama fare colazione. Io vi mando un bacio grande, grande, grande e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao, ciao!